Questo video è realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea ed è stato sponsorizzato da 3B, l'azienda italiana con cui puoi adottare un alveare. Così vi faccio pure svoltare l'idea regalo. Andate in descrizione per scoprirne di più o ci vediamo a fine video. Ma con tutti i problemi che abbiamo qua sulla Terra, perché continuiamo a lanciare roba lì, nello spazio? Ah? Che manco si vede? Che vogliono questi satelliti? A che servono? Si mangiano? Si credono forse meglio di me? Probabilmente sì, ed è per questo che siamo qui, per chiederlo a loro. All'ESA. Siamo all'ESRIN, uno dei centri dell'ESA, precisamente il centro italiano che si trova a Frascati e si occupa di osservazione della Terra. Tutti i dati che provengono dai satelliti lì su arrivano qui, vengono raccolti, stoccati, elaborati, distribuiti e anche conservati. Io comunque qua c'ero già stato, è stata una figata. Purtroppo non mi ero portato dietro questi baldi giovani della troupe e quindi ho rosicato da morire perché c'erano un sacco di cose interessanti che volevo raccontare e non potevo, quindi eccoci qui di nuovo. Ma prima di andare volevo farvi vedere una cosa, perché poi il posto è anche figo. Guarda che bello questo. Vieni, vieni, te ne faccio vedere un altro. Ma qua che figata! Allora, io ho trovato questo tipo di arte, fatto in mosaico, in pixel art, in giro per il mondo. L'ho beccato ad Amsterdam, a Parigi, anche a Dublino. Pensavo fosse una roba normale, in realtà ho scoperto essere un artista di strada di nome Invader. Invader tipo Space Invaders, per esempio. È venuto qua per fare un po' di arte all'ESA. Bellissimo. Allora, guarda, quella lì è l'antenna, è una delle antenne per ricevere i dati dei satelliti. Questa veniva utilizzata per il satellite Envisat, che è stata una delle missioni più importanti di osservazione della Terra. Okay. Era grande quanto un autobus. Ok. E ogni volta il satellite, pensa, doveva passare in un angolo di tempo, in poco tempo, doveva riuscire a mandare tutti quanti i dati, dopodiché continuava, perché intanto scaricava la cache, cioè in pratica, e poi ricominciava a riprendere. Cioè voi potevate avere i dati soltanto quando passava in quel punto. E se non ha mandato giù tutto, sovrascrive. Ah. E te lo sei perso. Per questo ci sono più antenne, ci sono più antenne in giro per il mondo, ognuna delle quali prende un pezzo quando il satellite passa. Quindi, ricapitolando, un tempo per scaricare i dati del satellite dovevi aspettare che il satellite passasse facesse nell'orbita il giro. In quel punto preciso, scaricava i dati. L'antenna lo seguiva, capito? E poi ripartiva e non sapevi cosa stava succedendo fino alla. Non è che ripartiva, lui in realtà continuava a cadere. Sì, vabbè, perché stava in orbita. Esatto. E per sbaglio non li scaricava, sovrascriveva. Sovrascriveva. E te hai riperso tutto. Che spettacolo. Ti porti i fee? Of course. Dai, State per vedere un piccolo capolavoro. Andiamo. Benvenuto. Oh, eccoci qua. Siamo nel futuro. Comunque, questo è il mio sogno fin da piccolo. Mi sento molto lo scienziato pazzo che sta nel suo laboratorio e dice: chi attaccheremo adesso? Lì! Loro! E finisce così, poi, insomma. Allora, andiamo nella parte che ci interessa a noi. Dai. Perché io voglio parlare di satelliti oggi. Sì. E parliamo di satelliti. Allora, io sono qui con Fulvio, che oggi mi aiuterà a parlare di spazio e in particolar modo di satelliti. Sì. Perché? Io non so una mazza di spazio e di astrocose, sono un biocoso, come ho detto. Sei un biocoso. Quindi in sostanza questa è proprio una roba di cui non mi intendo. E penderò dalle tue labbra e soprattutto farò le domande più sciocche possibili, che probabilmente saranno anche le domande che farete voi a casa, perché siete scemi quanto me. Non è vero. Comunque, il discorso è, ovviamente, a che servono questi satelliti? Perché per le persone, per una persona che non si intende del campo, che ne metti a fare in orbita questi satelliti? Che ne metti a fare? Soprattutto, perché così tanti? Perché sono tutti diversi? E soprattutto, se fanno tutti quanti la fotografia, abbiamo bisogno di tutte queste fotografie noi? In realtà sì, diciamo, alcune abbiamo bisogno di tante fotografie, però abbiamo bisogno di vedere delle cose diverse. Perché considera, ci sono tante differenti variabili sul nostro pianeta, ci sono variabili che sono legate alla temperatura, oppure ci sono variabili legate, non lo so, per esempio all'energia oppure all'altitudine. Per misurare ognuna di queste tu hai bisogno di un sensore diverso. Certo. E non puoi mettere tutto su un satellite solo, perché in realtà quello che rischi di fare è di avere un unico satellite che, se poi hai un problema, perdi hai tutti quanti. Tutte le informazioni. E quindi devi avere più satelliti, ognuno dei quali guarda una cosa,
e poi mettendo insieme un po' di dati che arrivano da uno e un po' di dati che arrivano dall'altro riesci a fare tutta una serie di misurazioni. Considera che ci sono 50 variabili climatiche. Okay. Di ogni tipo, legate ai ghiacci, alle foreste, ai mari. No, perché diciamo anche il fatto che in pratica un satellite non è che fa la fotografia. Prende soltanto una porzione dello spettro elettromagnetico. Esattamente. E quindi poi se esce una fotografia, in genere un'immagine composita dalla, cioè che combina praticamente, esatto, le informazioni che arrivano da diversi sensori, poi alla fine tu hai l'immagine, ma l'immagine può cambiare in base a quello in che in realtà ci sono tutta una serie di processamenti che vengono fatti di quell'immagine, da quel dato, esattamente un dato che tu hai acquisito dal satellite, dopodiché questi dati vengono lavorati e si arriva fino a quelle che noi possiamo avere come immagini, che potrebbe essere un'immagine della temperatura di un mare oppure un'immagine di una foresta o di una città. Ecco, fammi un esempio. Ad esempio, qui abbiamo a disposizione diversi satelliti. Sì. Al momento in orbita, giusto? Sì. Questi sono tutti quanti in orbita. Tutti in orbita. Ecco, come possiamo vedere, scusa, posso muovere? Vai, vai. Tutti diversi. Sì. Tipo choose your champion. Choose your mind. Allora, guarda, ci sono innanzitutto... scegliere con quale combattere. Aspetta, allora, partiamo dal primo. Allora, innanzitutto, okay, guarda, lo vedi in alto, lì c'è scritto Copernicus. Allora, l'ESA, okay, in realtà ha due grandi famiglie di satelliti per, sì, l'osservazione della Terra. Questo primo si chiama Copernicus, okay, e tutti quanti i satelliti che fanno parte di questa famiglia si chiamano Sentinelle. Vedi, Sentinella 1, Sentinella 2, Sentinella 3, avanti così. Questo è un primo gruppo, quindi, okay, questo è Copernicus. Dopodiché ce n'è un secondo gruppo, che sono satelliti scientifici, okay, dove alcune tecnologie vengono anche testate, okay, che si chiamano Earth Explorers. Okay. Ne abbiamo vari, GOCE è una missione che in realtà è finita, SMOS per esempio misura la salinità dei mari, CryoSat misura l'altezza dei ghiacci, SWARM, okay, misura il campo magnetico terrestre. Ma questo sembra un fucile. Sì, sono bellissimi, sono tre questi qui. Vabbè. E poi abbiamo Eolus che si occupa di venti. Allora, vabbè, iniziamo da Sentinella 1, che cosa fa? Allora, Sentinella 1 è particolare, come molto, cioè secondo me è molto importante, è importantissimo come... Guarda, allora, se tu pensi al pianeta, come hai visto, è coperto per un terzo di nuvole e, sì, poi c'è il giorno e la notte. Ah. Se tu mandi una macchina fotografica nello spazio... Non riprendi niente. Non riprendi niente, da notte non riprendi niente. Certo. Forse riprendi le luci di una città, ma sicuramente non una foresta e non riprendi neanche un deserto. La caratteristica di Sentinella 1 è che c'ha un sensore che è attivo, ovvero manda un segnale verso la Terra, okay, dopodiché analizza praticamente il segnale in risposta. Di ritorno. Di ritorno. Okay. In questo modo può... Vedi, guarda, te lo faccio vedere, eccolo qui. Ah, vedi, questo eccolo, qui. Eccolo, ma che bello. Vedi? Ecco, questo è quello che fa. Vedi, manda un segnale, vabbè, bellissimo, attraverso l'analisi, diciamo, del segnale di ritorno, è in grado di fare una mappatura del suolo. È come se stesse scansionando la Terra. Bravissimo, in pratica. Okay. Bravissimo. E grazie a questo puoi fare una serie di applicazioni, come per esempio controllo dei terremoti, urban monitoring, subsidenza, flood mapping, ma... Anche il controllo dei terremoti? Certo. Puoi vedere, non li puoi anticipare, certo, però puoi vedere che cosa è successo. Ah, ok, ovviamente. Ok? Sì, sì, sì. Oh, dopodiché... Una cosa importantissima di Sentinella 1, ti faccio vedere tra l'altro, vedi, queste qui lavorano in realtà in no, tandem. No, vabbè, guarda là, incredibile. In realtà loro cadono, no? Ah, perché Sentinella 1 non è una soltanto. E adesso lavorano tutti quanti questi satelliti di questa famiglia, lavorano in coppia. Ok. In modo che così c'hai dei tempi di rivisita, vedi? Certo, certo. Perché tu tra un passaggio e l'altro vedi che cosa è cambiato nel frattempo. Sì, 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 certo. E quindi, vedi, adesso c'hai dei tempi di rivisita intorno ai 6 giorni, oh, praticamente. È pazzesco, bellissimo. La cosa bella di un satellite è che in realtà può andare a vederti tutta quanta una serie di zone del pianeta che tu... Cioè, come fai ad andare, per esempio, a vedere cosa succede in Antartide? Certo. Oppure al centro del Polo Nord. Mentre invece neanche ci puoi mettere dei sensori, perché come ci atterra? Come sì, 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 certo. Come, certo, ce li metti? Mentre invece hai una macchina che gira, ci passa sopra ogni... In particolare i poli. Quindi ci passano sopra ogni 6 giorni. Sopra lo stesso punto dove è passato ogni 6 giorni, sì. Ok. Pazzesco. Allora, quindi Sentinella 1 è attivo, questo è fondamentale, nel senso che ti permette di andare soprattutto a vedere zone inesplorate, uh-huh, ok? E quindi appunto ghiacciai, lì, certo, il grosso dei cambiamenti climatici, tu intanto lo vedi dai movimenti dei ghiacci, perché sono quelli che stanno reagendo più rapidamente, no? Sì, sì, bravissimo, certo, esatto. Allora, Sentinella 1 ci viene fondamentale per questo motivo. Sentinella 2 invece è quanto di più simile tu puoi pensare a una macchinetta fotografica.
Ok. Nel senso che è multispettrale, ok? Sì. Però in particolare lavora nel visibile, lavora anche nel visibile, okay, oltre al vicino infrarosso. E quindi questo potrebbe essere utile, ad esempio, per analizzare, non lo so, uragani, per dire. Cioè per guardare, non lo so, l'effetto... Diciamo, per vederlo dall'alto sicuramente sì, dopo ti farò vedere qualche esempio. Però Sentinella 3, che ha un radiometro, ok, e quindi misura un altro tipo, misura l'energia, ci viene ancora più utile perché ci riesce a far capire quest'uragano che potenza aveva distribuita all'interno dell'uragano. Ok. Anticipo una cosa, perché la mia paura è che adesso qualcuno stia chiedendosi, ma tutta sta roba è molto figa, ma a me... Che cosa faccio? Mette in tasca? A me cosa mi dà tutto questo? Allora, lo vediamo dopo e capirete. Diciamo che ci sarà un secondo video dedicato soltanto all'analisi dei dati, dove vi farò vedere quali sono le immagini e quali sono le informazioni che abbiamo ottenuto e come queste informazioni effettivamente servono a me, a te, a tutti quanti. Quindi la prima cosa ovviamente da fare per poter capire da dove escono le immagini che vedremo dopo è capire da dove arrivano proprio le immagini, come vengono composte, altrimenti non capiamo proprio cosa stiamo vedendo e perché possiamo switchare il dato di osservazione con l'uno all'altro. Satellite. Esatto. E quindi dai. Vediamo un prelancio, guarda, adesso te lo faccio vedere, vedi? In realtà gran parte di questi satelliti vengono costruiti in Europa, comunque vengono testati sicuramente all'interno dell'ESTEC, che è un altro dei centri dell'ESA. Ok. Perché chiaramente tu stai mettendo una macchina delicatissima all'interno di un razzo che insomma subirà un pochettino di vibrazioni durante il lancio. Ma così per dire, un lancio del genere quanto costa? Al di fuori di quanto costa il satellite di per sé? È già un fracco di soldi. Diciamo che comunque guarda, se vai a vedere l'idea è quella di creare un qualche cosa che poi può creare dei servizi, certo. Che poi, oppure ti può fare dei monitoraggi che poi creano un servizio che è utile, quindi... Certo. Ora vedi, questo qui è il satellite che viene messo all'interno del fairing, che è la punta, no? Sì, tu sì. Sai che tutto quanto il resto del razzo praticamente è è un'esplosione controllata. Un propulsore, esatto, qualcosa che serve, esatto, per farlo arrivare là. E la Mentos e la Coca-Cola messa insieme. Bravissimo. Allora, sotto c'è la Mentos e la Coca-Cola, certo. E l'idea nostra è quella che all'interno della punta di questo razzo mettiamo la roba che noi vogliamo mettere in orbita. È importante sapere che, guarda, adesso ti faccio vedere il lancio, è importante... Qui ci dovrebbe essere il 10987 famoso. Guarda qua, vedi che figata. Vedi, questa è praticamente il modo in cui il lancio funziona dal punto di vista della distanza dal suolo. È una figata perché vedi c'è un'impennata, dopodiché si stabilisce l'orbita e da lì prosegue. Ecco, non perderti il lancio, guarda che figo. E qua vabbè. Tu considera che praticamente le orbite di questi satelliti sono generalmente tra i 600 e gli 800 km. Ok. Ok. Ed è importante che raggiungano quella, si chiama un'orbita bassa, ok? Un'orbita bassa generalmente polare, nel senso che comunque gira. Guarda, vuoi vedere dove stanno adesso? Ah, ecco. Ah, è lì? Sentinella 2, è qua, e quindi l'altra sta da questa parte, lo vedi? Ma che emozione! Vedi? Ah, stanno andando sulla... sui poli. Sì, sì, si stanno rincorrendo, le vedi? Che bello, dai. Perfetto. E qua la cosa impressionante... Ah, vedete gli stadi come funzionano. Bravissimo, questa è un'animazione, però già guarda di che cosa stiamo parlando, passato 2 minuti, stiamo già andando a 6400 km l'ora e stiamo a 55 km d'altezza. Decisamente più veloce di quanto non vada io in monopattino. Sì. E ti dirò, io ti dico, la prima volta che ho visto lanciare un razzo, quando ho visto che partivo, ho fatto... l'unico praticamente. Sì. Tutti quanti mi guardano. In realtà no, ormai a un certo punto diventa una cosa di routine normale. Ma no, è perché in realtà il momento in cui tu sai se il lancio è andato bene... E alla fine, okay. E alla fine, se quando tu sei arrivato, vedi, sono passati 57 minuti. Vedi, quello lo stacco dell'ultimo... L'ultimo, a questo punto il satellite viene lasciato, vedi, siamo all'altezza di 795 km e stiamo andando a quella che poi sarà la velocità di crociera, 27.180 km l'ora. Quindi wow. Per questo in 90 minuti fai il giro del pianeta. Certo. A questo punto che cosa succede? Si stabilizza, vedi che sta scendendo, oramai vedi la velocità è fissa, però è sceso di un paio di chilometri, sì. Si sta stabilizzando, dopodiché a questo punto apre il pannello solare, comincia a fare i primi test, dopodiché comincerà successivamente a mandare le prime immagini. Lì tu sai se il lancio è andato bene. Pazzesco. E non quando hai visto partire il razzo all'inizio, insomma, nei primi secondi. L'apertura del pannello solare. L'apertura del pannello solare. Molto bello. Un po' come l'applauso in aereo. Bravissimo. Sì, beh, quello è il punto in cui dici ha fatto il suo lavoro. E questo è come funziona il Sentinel 2, fa le analisi multispettrali.
Ognuno di quei, diciamo, di quei colori che sono vediamo le differenti sono... bande nel terreno del quale sta lavorando. Bellissimo. Stiamo scansionando la Terra. Corretto? Sì. Ok, vedi, io ho comunque il referente scientifico. Se sia mai, perché quando uno va poi sul dettaglio, capito? Mai dire. Vedi che si sta spostando piano piano, eh? Che poi tanto... si rosica. Vedi? Comunque si è spostato un sacco, eh? Eh sì. Che pare poco, però. Guarda, se torniamo qui tra 20 minuti... A 27.000 km all'ora... Gira. Gira un pochino. Va parecchio, sì. Ok. Allora, detto questo, diciamo, noi abbiamo visto, cioè abbiamo Sentinella 2, Sentinella 3, per esempio, appunto... Cosa fa Sentinella 3? Allora, Sentinella 3... fa tutte queste cose che vedi, ce ne sono diverse. In particolare è in grado, bravissimo, è Ocean Land Color Instrument, è molto importante perché ti permette di vedere appunto il colore degli oceani, quindi ti fa capire tutta una serie di cose sullo stato di salute degli oceani. E quindi in particolare è forse il migliore strumento che tu hai per poter fare monitoraggio dei mari. Okay. Da un punto di vista, non da un punto di vista di come si dice, di altezza, perché per quello c'è un altro Sentinella 6, esatto. Questo più che altro ci dà informazioni dal punto di vista sempre delle bande spettrali, diciamo dei colori degli oceani, per avere informazioni sulla composizione chimica. Esatto, perché poi è quello. Perché poi uno non ci pensa, però effettivamente con questi satelliti noi possiamo vedere proprio la composizione chimica anche dell'aria, le regioni in cui ad esempio vengono emessi determinati gas, come gas effetto serra, e vedere una serie di effetti anche sul breve termine di, che ne so, di effetti catastrofici o di incendi. Tutto. In realtà tutti la cosa bella dei satelliti sono due, guarda, la cosa fondamentale. La prima, appunto, è questa cosa della rivisita, che guarda è importantissima, perché il fatto di poter ritornare e rivedere una cosa ti permette di vedere come le cose si stanno evolvendo nel tempo. Perché questa è una prima cosa fondamentale. La seconda è che tu hai delle misurazioni di tipo globale, e quindi hai tutto il pianeta, ma dall'altra parte puoi anche fermarti su, che ne so, il singolo ghiacciaio, la singola foresta, la singola città, e quindi fare delle analisi che sono molto più puntuali. Certo. E quindi hai proprio delle informazioni super specifiche su un problema o una roba che ti interessa particolarmente. Se andiamo avanti, andiamo su Sentinel 4, cioè adesso no, questo è Sentinel 5P. Il 4 che è successo? Il 4 che abbiamo fatto? Il 4. Che li avete fatto? Deve essere lanciato. E lanciate prima il 5 e poi il 4. Il 5 grave. Significa propulsore. Ah, ok. Perché è un satellite atmosferico, poi ci saranno il 4 e il 5 che saranno dedicati. Ok, il 4 comunque deve essere ancora lanciato. Sì, vabbè. Il Sentinel 3 anche fa il monitoraggio dell'altimetria degli oceani. Sì. Ah, prende anche l'altezza degli oceani. L'altezza degli oceani insieme al 6. Il 6 è dedicato solo a quello. Quindi quello precedente effettivamente misura anche l'altezza dei mari. Ci dice anche, ci dà informazioni anche sugli effetti del cambiamento climatico. Assolutamente. Del riscaldamento globale. Ma tu, diciamo, per vedere come sta funzionando il cambiamento climatico devi mettere insieme i dati di tutti quanti questi. Adesso ognuno ti sta facendo vedere il secondo video. Il secondo video sarà incredibile. Adesso stiamo mettendo le basi per quello che succederà dopo. Bravissimo. Quindi 5P è dedicato all'analisi dell'atmosfera. Yes. Ok. Detto questo, andiamo sul 6. Atmosfera, quindi qua siamo proprio nei gas componenti atmosferici, sì. Ok. Mentre il 6, che in particolare questo è interessante perché è molto simile al Cryosat, che è uno degli Earth Explorers invece, è proprio dedicato allo studio dell'altezza dei mari. Come sai, diciamo, l'altezza dei mari è uno dei parametri più preoccupanti legati ai cambiamenti climatici. Quindi come vedi noi abbiamo passato da Sentinella 1, che per esempio ci fa vedere i ghiacciai, questo ci fa vedere l'altezza dei mari, quell'altro ci fa vedere il Ocean and Land Color, quell'altro ci fa delle fotografie, insomma, quindi che poi vedi fa ridere, che no? Serve... Dici, hai bisogno di lanciare questo per avere quel dato? Sì, se non lanci questo non puoi avere quel dato, esatto. Anche perché io quando faccio anche delle piccole presentazioni o lezioni in ambienti scolastici, i ragazzi tipo mi è capitato che mi chiedessero, ma quindi noi per sapere quanto si è alzato il livello del mare, come facciamo? Loro immaginano che c'è qualcuno che vada con la squadretta ogni giorno nel Pacifico. Te voglio vedere. No, ma ci rivediamo tra 3 anni quando ha finito. È vero, diciamo. Giustamente, se tu lo dici a una persona si è alzato il livello del mare e non sa che un satellite può prendere una misura così millimetrica, piccola, tra l'altro. Perché sta lassù e ti piglia il millimetro di cambiamento. E nota bene che questo te lo prende per 5 anni e mezzo, per esempio questa, la vita di questo satellite di 5 anni e mezzo, quindi tu settimanalmente praticamente hai qualsiasi minima variazione di tutti quanti i mari, diciamo, di tutti gli oceani che ci sono sulla Terra, questo ti fa la mappatura completa. Ma quando dici che la vita è di 5 anni e mezzo, è perché dopo 5 anni e mezzo... Come tutte le cose,
tutte le cose hanno il loro tempo. Cinque anni è già pianificata, poi è un piano ingegneristico, perché certo, ci sono dei costi alle spalle, ma ovviamente il satellite può durare anche 15 anni e funzionare regolarmente. Guarda, questi invece sono, appunto, questo è Goce. Goce ha fatto misurazioni della gravità terrestre. Senti, ma chi gli dà i nomi ai satelliti? Perché Goce? Questo non lo so, perché Goce? Perché Goce, tu lo sai? Un acronimo, Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer. Ok, allora va bene, lo approviamo. Goce, sai che è stato il primo sismografo nello spazio? Nel sismografo? Sì, perché praticamente volava molto basso, okay, intorno ai 240 km sopra la Terra, e praticamente è entrato nell'area di Fukushima poco dopo che c'era stato il terremoto. Ah, okay. E quindi ha beccato, diciamo, l'onda d'urto che era stata sparata, diciamo, verso l'atmosfera da parte del terremoto. Vabbè. E quindi il giorno dopo tutti i sismologi, che generalmente prendono questi dati da altri tipi di strumenti, erano interessati a capire come funzionava. Questa è interamente italiana, vedi? Ah, okay. Questa qui è l'animazione. 17-18 minuti dopo il terremoto. Ah, questo è il terremoto di Fukushima. La perturbazione dell'air density, della densità dell'aria, mentre il satellite stava arrivando, è stato impattato, diciamo, dall'onda d'urto. Ah, ok? Prendendo dei dati che erano assolutamente anomali, dopodiché assurdo. Si è capito che E ma quindi è stato... non è previsto che lui si comporti in questo modo, no. Che abbia questo... Lui quello che stava facendo stava galleggiando a 200 km di altezza misurando la gravità terrestre. Il caso ha voluto che 34 minuti dopo, tra i 27 e 34 minuti dopo il terremoto sia passato, venendo appunto impattato da questo. Voi avete detto che diavolo è successo qui, poi avete visto dove era passato, esatto. E detto ok, abbiamo capito. Esatto. Wow. Un'orbita molto bassa. Sì, sì. Stava a 200 km. È così tanto basso che riesce a percepire addirittura queste... Goce, com'era? Era in grado di percepire la differenza tra... Di massa, il cambiamento di massa di un fiocco di neve che si posava su una petroliera. Che... La bilancina più precisa. What? Tutto italiano, eh? Chiamata la Ferrari dello spazio. L'orgoglio italiano! Bravissimo, oh. Esatto. Guarda che bello che... Guardalo che bello. Così. Guarda che bello. Questa è la vera forma della Terra. Che guarda che bella. Tutta bruttina, però li vogliamo bene comunque. Sì, sì, sì. Però le vogliamo bene comunque, tutta così bombata, cioè sembra una patata presa a calci. Guarda che bella. Considera io che... Io ho preso moltissimo l'imperfezione, quindi... Sì, è bellina, molto sexy. Questa molto sexy. Sì, sì, sì. Questa è la forma della gravità, non è la forma infatti, solida della Terra. Questa non è la forma della Terra. Un inganno. Una superficie fisica. Ok, ok. Questo ti spiega perché i due oceani, il Pacifico e l'Atlantico, sono a 100 metri uno più su dell'altro. Certo. Vedi qua. Allora, le parti in rosso sono le parti con un campo gravitazionale maggiore. Uno si immagina, no, la Terra, dato che dovrebbe essere idealmente una sfera, un geoide. E invece qui ci rendiamo conto che non è vero. Guarda qua, c'è un campo gravitazionale che è enorme rispetto a qua, dove è bassissimo. E sta cosa è troppo una fissa, incredibile. Questo è un altro, questo è SMOS. Qui siamo sempre all'interno, diciamo, delle microonde, è un radiometro microonde passive in realtà. Oh no, ci sparano le microonde dello spazio! Quello che riesce a misurare... È la fine! Esatto, quello che ti misura... Lì ci stiamo ammazzando tutti, ma adesso tra 5G, onde dello spazio, adesso abbiamo capito tutti i problemi che... Questo però è fondamentale per misurare la salinità degli oceani. La salinità degli oceani è un parametro fondamentale per capire la circolazione oceanica, pazzesco, insieme alle temperature. Pazzesco. Quindi tu con questo qui è uno degli elementi fondamentali per capire come sta cambiando la circolazione oceanica. Perché anche questa è una cosa pazzesca, negli articoli scientifici che parlano di cambiamento climatico, quelli più recenti, si parla anche di come effettivamente stia cambiando la circolazione oceanica, e questo stia causando un sacco di problemi anche alle masse di ghiaccio che si stanno fondendo. Assolutamente. Senza sì. Considerare che questo che sta causando un sacco di problemi a specie marine. Assolutamente. Perché ovviamente specie che vivono in determinate regioni che hanno una determinata salinità, di colpo si ritrovano in regioni con una salinità molto più bassa, si stanno ammalando e stanno morendo. Sta succedendo ad esempio ad alcune popolazioni di delfino. Comunque tu consideri che cambi nella salinità piuttosto che nella temperatura, per esempio, ti cambiano completamente la pesca, giusto? Proprio per cominciare. E non so, chiunque abbia un amico ristoratore che va a prendere il pesce ai banchi, ai porti, dice che oramai all'interno di quelle ceste ci sono dei pesci che non si sono mai visti, quindi voglio dire, questo sto parlando dell'Italia, però comunque cambi nella temperatura, nella salinità, hanno questo tipo
di conseguenza. E per me è pazzesco che questa informazione l'abbiamo da un satellite. Cioè, eh sì. Un'informazione così fisica, cioè dovresti campionare un pezzo, cioè una parte di oceano, dovresti... E ce li hai su tutti gli oceani, esatto. Incredibile. Esatto. E oramai sono dati che praticamente hai quasi in tempo reale, Ok. Una cosa molto importante è che tutti i dati che stanno venendo raccolti dai satelliti ESA sono pubblici, potete scaricarli in qualsiasi momento, sono proprio di dominio pubblico. Tra l'altro, mi dicevi, statuto 2 del regolamento dell'ESA, esatto, solo per scopi pacifici. Non può fare niente che riguarda guerre o altro, solamente per la pace e soprattutto per migliorare il mondo. Diffondere informazione. Questo è CryoSat, in realtà questo si chiama CryoSat 2. Ok. Perché CryoSat 1 purtroppo è l'uno è... Che ne hanno fatto? Non è arrivato, non... è cascato. È andato male, ci si è cascato. È andato male. Oh no, e vabbè. Sì. Il fratello CryoSat 2. Il fratello CryoSat 2. Che sarà molto felice di avere questo nome. Beh sì. Diciamo. Come il fratello, no, lo chiamiamo come il fratello però 2. Era più fortunato perché... Vabbè, è andata bene. Passa sopra la banchisa, questo è particolare importante per quanto riguarda il mare artico ed è in grado di misurare l'altezza della banchisa. Questo, sai, è un dato fondamentale se vuoi vedere le masse di ghiaccio che tu stai perdendo oppure raccogliendo nel tempo. E questo qui appunto è un satellite che è attivo oramai dal 2010, quindi sono 12 anni che... E questa, diciamo, come overview, come vedi praticamente, guarda, se ce li riscorriamo... Sì. Qui guardiamo i ghiacciai, guardiamo la deformazione, guardiamo i terremoti, siamo in grado di capire gli effetti di un terremoto, di capire i vulcani o di fare monitoraggio anche urbano. Qui abbiamo detto Sentinella 2, siamo in grado di fotografare quello che vediamo sulla Terra, le più belle immagini della Terra, diciamo, da questi gruppi di satelliti li prendi da qui. Qui abbiamo parlato di Ocean Color, abbiamo parlato di altimetro, abbiamo parlato di radiometro. Qui studiamo l'atmosfera, qui studiamo l'altezza dei mari, qui abbiamo studiato la gravità, qui stiamo studiando la salinità dei mari, qui abbiamo studiato i ghiacci, campo magnetico, possiamo continuare, Eolus, come funzionano i venti all'interno dell'atmosfera. Quindi, come vedi, insomma, sono tutte quante cose che non puoi fare con una macchina sola, sei costretto a lanciarne più di una per fare in modo e poi mettere insieme tutti quanti questi dati, perché la circolazione dei mari ha a che fare con la circolazione oceanica, ha a che fare con i venti, eccetera. Quindi devi avere dati su ognuno e poi cercare di modellare e capire l'evoluzione di questi fenomeni, come funzionano. Ti faccio un'ultima domanda, perché immagino che sia una domanda che qualcuno si potrebbe porre, no? Ognuno di questi satelliti ha un aspetto molto diverso, no? E uno si potrebbe immaginare, scusa, ma se cambia soltanto il sensore, perché non sono tutti uguali e poi cambi soltanto il sensore e fanno la stessa cosa? Bella domanda. Ora, aspetta, questa è ovviamente una domanda. Io posso provare ad avanzare una risposta. Vai. Ovviamente non sono un astrocoso, però ormai un pochino ho capito come funziona la scienza. Questa è semplicemente una soluzione ingegneristica che è stata trovata per, diciamo, compensare una serie di necessità che dipendono dall'orbita a cui verrà lanciato, tipo di lancio, sì, il peso del satellite, cioè, il tipo di la quantità di energia che richiede. Siamo qua, le tensioni che subiscono qua sulla Terra, poi lo studio che si fa qui magari è lo stesso che va nello spazio, quindi quello che cambia è se uno strumento del satellite radar è 12 metri di lunghezza, automaticamente, visto che è un sistema attivo che ha bisogno di tanta energia, i pannelli solari saranno altrettanto grandi, il satellite viene grande. Un satellite come Sentinel 2 invece è molto più piccolo, ha uno spettrometro, quindi dipende da quello, dai costi. Mm. E quindi nulla, è per questo che sono tutti adesso quanti diversi. Adesso vuol dire che ci sono i microsatelliti che sono... I CubeSat. Dei satelliti più piccoli. Ah. Le lanciano a decine insieme e hanno una vita utile più breve, dei costi inferiori, però lavorano in costellazioni molto più dense. Che bello! Va bene, allora io con questo direi che abbiamo avuto un overview più che sufficiente sul ruolo, lo scopo dei satelliti. Dei singoli e delle famiglie di queste satelliti. Queste sono le famiglie e i satelliti lanciati dall'ESA, molti di questi che abbiamo visto sono ancora lì a orbitare attorno alla Terra. La maggior parte. E alcuni, vabbè, sono stati dismessi, ma saranno stati sostituiti con altri più efficienti, perché la tecnologia va avanti nell'arco di qualche mese praticamente. Le lanciate uno e il mese dopo scoprite che lo potevate fare meglio. In genere è così che funziona. Di solito è così. Oh, mentre lo state costruendo scoprite che c'era un modo più efficiente da fare, ma ormai l'avete costruito. Oppure quando vai in orbita scopri che fa delle cose che non ti aspettavi. Certo. Prima col terremoto. Col terremoto, sì, per esempio appunto Goce non era previsto che facesse questo
questo tipo di exploit. Che... Questo è una riproduzione esatta dello strumento utilizzato da Goce, ok? Lo puoi vedere qui, lo puoi girare. Okay. Strumento sensibilissimo, montato su questo satellite frutto di pura ingegneria italiana, chiamato appunto la Ferrari dello spazio, che ha fatto la misurazione più accurata della gravità terrestre che sia mai stata fatta fino ad oggi. La forma patata della Terra arriva da sto coso. A proposito di satelliti, questo ad esempio è uno strato isolante e vedete come sono fatti. Sono materiali multistrato. Sembrano molto leggeri, sembrano quasi una sciocchezza, e invece funzionano da paura, tecnologia pazzesca. Beccati il pannello solare. A parte che è leggero da paura, come giustamente diceva Fulvio, qualsiasi cosa che mandi nello spazio su un satellite ha un costo, quindi più pesa, più costa, e quindi bisogna inventarsi una tecnologia più leggera. Qui abbiamo dei veri e propri frammenti di satelliti che provengono da dei OTS detriti. OTS-1. Questo è l'OTS-1. Sì, era un satellite che è esploso al lancio, sì. Quindi un satellite non particolarmente fortunato. Questo è tutto quanto, vedi, Miner Found on the Moon. Ah, questo che può essere usato per produrre ossigeno. E queste sono altre tipologie. In particolare c'è quella lì che vedi laggiù. Ok. Che questa è la regolite. Qua. Questa è la regolite lunare. Ah, e la regolite lunare potrebbe essere utilizzata in futuri progetti. Per poter, diciamo, costruire attraverso delle stampanti 3D delle strutture. Okay? Pazzesco. Diciamo che questo è tutto quanto legato al programma Artemis, quindi bisogna andare a vedere quale sarà l'evoluzione. In questo momento, come sai, si sta andando verso il polo sud, sono state individuate delle aree dove andare, però diciamo nelle varie idee c'è anche quella di poter stampare con stampanti 3D utilizzando appunto la regolite. Ora che sappiamo come funziona il giochetto, non rimane che vedere come vengono analizzati i dati e soprattutto che tipo di immagini possiamo ottenere, e lì è mind blowing. Ma di questo ne parliamo nel prossimo video. E questo è solo l'inizio. Grazie mille per aver guardato e ovviamente grazie anche al nostro sponsor 3B, l'azienda tutta italiana con cui puoi adottare Alveari, che poi è pure una svolta regalo pazzesca, se ci pensi. Specialmente se preferisci evitare di avere l'originalità di un cosplay del Joker a Lucca Comics. Con 3B infatti puoi scegliere di prenderti cura di un alveare e supportare un apicoltore locale. Sì, attenzione, ma che significa prendersi cura di un alveare? E andiamo a piazzare nuovi alveari in giro? No! Anche perché questo sembra assurdo, ma potrebbe essere un problema per l'ecosistema, e 3B lo sa bene. Infatti con adottare un alveare si intende adottarne uno già esistente e soprattutto aiutare ad usare quelle api come bioindicatore per la salute degli impollinatori tutti, anche di quelli selvatici. Ma quindi in cosa consiste l'adozione? Andate sul sito, scegliete tra gli apicoltori disponibili quale vi piace di più, sceglietelo in base alla vostra regione, a quello che vi sta più simpatico o al miele che produce. Occhio in particolare a questo aspetto, il miele è importante, poi vi spiego. Sceglietelo e così adottate una sua arnia. Quell'apicoltore riceverà da 3B la tecnologia HiveTech, un sistema di monitoraggio diagnostica con cui potrà controllare lo stato di salute delle api. E da quel momento quel sistema di monitoraggio potrete usarlo anche voi, quando vi pare, usando l'app di 3B. Il che è molto educativo, io lo considererei anche come regalo per bambini a scopo didattico. Ma non solo, perché non appena le api avranno prodotto il miele, sarà spedito direttamente a casa tua. Ed ecco perché potrebbe essere utile scegliere l'apicoltore in base a cosa produce. Scegliete il miele che piace a voi, perché poi lo danno. Io ormai li ho assaggiati tutti, sono esperto. Ormai il miele lo metto dappertutto, pure sulla pizza. Spacca sulla pizza. Fate miele, fichi, noci e gorgonzola. Il passaporto piglia fuoco, ma è buonissimo. E con l'adozione riceverete anche un certificato con cui potrete fare i fighi con i vostri amici, o potrete usarlo come idea regalo o per rimorchiare. Tu che hai regalato un calzino? Io ti ho regalato un alveare. Ah, senti come fa figo. In descrizione ci trovate anche il link alla nostra oasi dove stiamo raccogliendo un po' tutti gli alveari della ciurma. Insomma, caramelliamo il mondo e salviamo gli apicoltori.